guarda che lì sei corto. Ci arriviamo? Ce la fai? Penso di sì, forse. Vediamo la parola. Se colpisco qualcuno, poi se no rimango così. Sì, sì. E innanzitutto mi presento, come gentilmente mi ha ricordato il compagno, sono Claudia Candeloro e mi occupo nella vita, oltre che di politica, di diritto del lavoro. Quindi un po' la mia funzione oggi, quello che mi è stato chiesto da Leo qui, comunque dal Comitato di Lavoratori Precoci, che ringrazio di portare avanti una lotta che molto spesso anche i sindacati ufficiali hanno dimenticato di portare avanti, quella contro la legge Fornero. Perché è importante ricordarlo, purtroppo quello è stato un momento in cui effettivamente in Italia si poteva davvero smuovere qualcosa e colpevolmente non si è fatto, probabilmente una delle mancanze più gravi degli ultimi anni. Comunque, dicevo, mi occupo di diritto del lavoro e il mio compito oggi è anche quello un po' di esaminare le riforme del lavoro, oltre che delle pensioni, che si sono susseguite negli ultimi anni, fondamentalmente diciamo dal 2012 in poi, diciamo anche dal 2010 in poi. E la cosa che soprattutto mi premeva però sottolineare in un'occasione come quella di questi mesi in cui ci troviamo per affrontare un referendum davvero importante nella vita democratica italiana, perché come già stato detto prima di me andrà a toccare delle norme fondamentali nella gestione istituzionale e democratica del paese, mi preme sottolineare come questo disegno autoritario, vigliacco, veniva detto prima dal compagno, antidemocratico, sia esattamente lo stesso che ha guidato la redazione di norme come il Job Act, ma anche in realtà non solamente limitata al mondo del lavoro, penso per esempio alla buona scuola, piuttosto che allo Sblocca Italia. Tutte le maggiori riforme portate avanti dal governo Renzi e dal governo in realtà Monti prima del governo Renzi sono state tutte guidate da un unico principio, fondamentalmente per lo più ideologico, ma poi che ha avuto delle ripercussioni materiali molto forti, quella dell'eliminazione della democrazia, di ogni tipo di sovranità popolare e la possibilità, l'obiettivo di porre più persone possibili sotto il ricatto, da un lato della disoccupazione e dall'altro dell'assoluta mancanza di ogni tipo di diritto. Questo è successo. Parto dalla buona scuola per quanto riguarda gli studenti, è successo allo Sblocca Italia per quanto riguarda le tematiche ambientali e la decisione, i poteri decisionali che le comunità locali potevano avere sul proprio territorio, sta succedendo con la Costituzione ed è probabilmente la battaglia simbolicamente più forte, perché naturalmente va a toccare quella che è la legge fondamentale, la legge che è alla base di tutto il resto. Ed è successo con il lavoro, fondamentalmente con il Job Act. Cosa è stato il Job Act? Innanzitutto è stata la volontà, lo strumento di dividere la classe lavoratrice in due grandi spezzoni. Da un lato, anche nella propaganda del governo, i tutelati, tra virgolette, poi dirò anche perché non sono oggi poi così tutelati, e dall'altro i più giovani, in cui poverini non lavorando si dava la possibilità di trovare finalmente un lavoro. 57 anni precaria non tutelata. No, infatti ho detto tutelati, ecco. Rifaccio come si dice, la propaganda del governo Renzi è stata quella di dividere tra i tutelati, i cosiddetti tutelati naturalmente, infatti poi dirò perché anche i cosiddetti tutelati allora, non sono più così tutelati. No, arrivo. E i giovani che invece appunto flessibili e che devono avere la possibilità di poter lavorare alla mercé di quelli che sono tornati ad essere, secondo me anche terminologicamente, linguisticamente, praticamente i cosiddetti padroni. Quindi dare la possibilità di licenziare senza alcun tipo di tutela, licenziare illegittimamente senza alcun tipo di tutela, la possibilità di concludere contratti precari, che erano precari prima sicuramente, ma che oggi diventano ancora più precari, perché viene eliminato ogni tipo di anche minima barriera al potere assoluto del datore di lavoro, la possibilità di demansionare completamente e solamente di fatto ha rimesso una volontà del solo datore di lavoro, e quindi di sottoporre
il lavoratore, la lavoratrice ha una condizione di ricatto pressoché totale. Io credo che questa riforma abbia evidenziato una svolta autoritaria in un posto dove per il discorso politico dominante non se ne parla più, ovvero il luogo di lavoro. Siamo in un momento in cui nel luogo di lavoro è di fatto consentito dalle leggi che esistono e che vengono già applicate, seppur non ancora a tutta il complesso dei lavoratori, che permettono al datore di lavoro di eliminare ogni tipo di anche solo democrazia, anche solo parità di forze, e che quindi pongono il lavoratore in una situazione di completa subalternità, di completa impossibilità di poter lamentare qualsiasi cosa, e nella situazione appunto di dover solamente, anche a livello simbolico e pratico, dover solamente subire le situazioni, le imposizioni anche materiali del datore di lavoro. Qualsiasi cosa, infatti arriverò adesso pian piano, cerco di affrontare quelli che sono tutti i vari temi. Quando è stato fatto, cioè quando è stato praticamente quasi imposto lo Statuto dei lavoratori, 1° maggio 1970, 20 anni prima poi che nascessi io, quindi in una stagione che probabilmente i giovani di oggi neanche possono minimamente immaginare, e quello che si diceva, forse poi voi mi potrete aiutare anche meglio, era che la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo diventava la tutela di tutti gli altri diritti del lavoro, perché naturalmente un lavoratore che poteva essere reintegrato, che quindi non sottostava completamente alla mercé del datore di lavoro, ma che se fosse stato in grado di dimostrare l'illegittimità del licenziamento poteva ritornare ad avere il proprio posto di lavoro, naturalmente era in grado di difendere anche tutti gli altri diritti. Mi viene in mente il diritto al salario, alla possibilità di avere un salario degno in linea con la contrattazione collettiva. Mi viene soprattutto in mente, che forse a livello materiale è paradossalmente anche più grave, la possibilità di avere un luogo di lavoro sano, soprattutto per coloro che svolgono lavori più materiali, in cui è fondamentale la questione, la tematica della sicurezza sul lavoro, ma per una questione paradossalmente di vita o di morte, la possibilità di non dover sottostare al potere totale del datore di lavoro attraverso l'istituto della reintegra diventava la possibilità stessa di poter tutelare quel tipo di diritto. Con la legge del Jobs Act, in vigore dal 15 marzo, mi pare, del 2015, da marzo del 2015, tutto questo è stato completamente eliminato. Era stato eliminato in realtà, e su questo voglio sottolineare il carattere assolutamente ideologico anche del Jobs Act, era stato eliminato in realtà già con la legge Fornero, che oltre ad andare a toccare la questione delle pensioni, andava dall'altro lato a toccare già la disciplina dell'articolo 18, eppure i licenziamenti economici in realtà già la reintegra non esisteva più. Diciamo che però Renzi ha voluto, anche a livello pubblico e di discorso politico e di opinione pubblica, eliminare completamente ogni tipo di riferimento a una sanzione realmente incidente sul datore di lavoro in caso di illegittimità del licenziamento. E questo comporterà, per quando la legge del Jobs Act sarà effettivamente in vigore, diciamo, a pieno regime, l'impossibilità per i lavoratori di poter anche solo criticare il datore di lavoro. Questa credo sia una delle svolte autoritarie in realtà più grandi e più palesi che effettivamente popolo italiano, i lavoratori italiani, gli stranieri, coloro che sono costretti per poter vivere a lavorare in Italia, devono subire e continueranno a subire se noi non saremo in grado di poter porre un freno anche attraverso il referendum costituzionale. Ma un altro elemento che spesso noi non diciamo, ma che credo sia importante sottolineare, è anche un elemento paradossalmente di economia pubblica. Nel diritto molto spesso si dice che il diritto viene posto per ripartire tra il corpo sociale
i rischi, il costo dei rischi che la vita in comune può porre. Ebbene, con lo statuto dei lavoratori, con l'articolo 18, il rischio di un licenziamento illegittimo, quindi di una violazione della legge da parte del datore di lavoro, che può licenziare non sempre e arbitrariamente, ma solo in determinati casi, veniva posto giustamente tutto a carico del datore di lavoro. Colui che violava le leggi, come succede in qualsiasi altro ambito del diritto, era quello che doveva porre rimedio, quindi reintegrare il lavoratore o comunque pagargli a scelta del lavoratore una determinata cifra. Oggi non è più così, perché nel momento in cui la legge dice che un datore di lavoro può licenziare anche legittimamente e l'unica sanzione che ha è praticamente una mancia di qualche mensilità che dipendono dall'anzianità del lavoratore, quindi per qualcuno che lavora 4 anni praticamente sono 2 mensilità e via via a scalare, ma fino a un massimo di 12 mensilità, perché tanto poi ci pensa lo Stato con la NASPI a pagare, vuol dire che in Italia c'è una categoria di persone, ovvero datori di lavoro, alias da oggi in poi padroni, per cui è legittimo violare la legge, non hanno nessun tipo di sanzione nel violare la legge, ma tanto è lo Stato, quindi la finanza pubblica, quindi le tasse pagate principalmente dai lavoratori, a doversi prendere carico della situazione di legittimità che si è venuta a creare. Quello che ha creato il governo Renzi, di fatto, da un lato l'immunità di un determinato tipo di persone, perché sono poste all'apice del processo produttivo e che non rischiano nessun tipo di sanzione in caso di violazione della legge, e dall'altro la svolta completamente autoritaria all'interno dei luoghi di lavoro, tale per cui l'articolo 3 che a parole viene della Costituzione, che a parole viene mantenuto, per cui tutti sono uguali, la Repubblica deve eliminare gli ostacoli per la piena partecipazione dei lavoratori alla vita del paese, viene assolutamente cancellato, di fatto cancellato, perché da oggi in poi, dal 2015 in poi, i lavoratori e le lavoratrici italiane non avranno più la possibilità di poter dire neanche A, ma neanche di poter essere antipatici al proprio capo, al proprio padrone, di fatto, perché anche solo l'antipatia diventa motivo giusto e legittimo per poter mandare delle persone a casa e quindi condannarle all'indigenza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo naturalmente, ritorno al discorso che dicevamo con la signora, si riflette non solo sui nuovi assunti, si riflette facilmente anche sui vecchi assunti, per chi è rimasto anche con i contratti vecchi. Diciamo che noi siamo proprio lo scalino zero, nullità assoluta. Sì, sì, cioè si riflette su tutti, perché nel momento in cui tu imponi un ambiente di lavoro in cui c'è effettivamente un padrone, un capo assoluto, che è quello che si vorrebbe fare poi con tutta l'Italia, e tutti gli altri sono la propria mercé, nella disponibilità di scelta, di vita e di morte del datore di lavoro, naturalmente la situazione è questa, quindi c'è la possibilità di demansionare, quindi di eliminare completamente la professionalità acquisita magari in tanti anni anche di sacrifici dai singoli lavoratori, c'è la possibilità di non rispettare le regole della sicurezza del lavoro, c'è la possibilità di fare contratti precari senza alcuna giustificazione, e questo riguarda i contratti a termine che non devono avere più la causa. Sì. Questo riguarda i contratti di somministrazione che non devono avere più la causa. Questo riguarda i tanti famosi voucher, tali per cui oggi si usano per qualsiasi tipo di mansione e non c'è più nessuna regola nell'utilizzo. Di fatto, quello su cui ci stiamo avviando è di fatto una cancellazione del contratto, delle tutele, dello stesso diritto del lavoro, diverso dal mero rapporto di proprietà praticamente del padrone sui propri lavoratori. Perché dire questo è importante con riferimento al referendum del 4 dicembre e con il riferimento alla Costituzione? Naturalmente perché la Costituzione italiana è una Costituzione che dichiara la Repubblica fondata sul lavoro, e questo naturalmente è un tema che dobbiamo iniziare a fare applicare, perché oggi l'Italia non è assolutamente una Repubblica fondata sul lavoro, e questo basterebbe per dichiarare il Jobs Act incostituzionale. Ma soprattutto, su un tema molto più, diciamo, nel merito della riforma costituzionale,
perché queste riforme sono state fatte da governi, il governo Monti nel 2012, il governo Renzi nel 2015 e a tutt'oggi, da governi che non hanno mai avuto un consenso popolare in tal senso per poter cambiare questi tipi di legge. Nessun cittadino italiano ha mai dato mandato al governo Renzi di poter cambiare le leggi del lavoro, nessun cittadino italiano ha dato il mandato alla Fornero per poter cambiare le leggi sulle pensioni, e sono arrivati Matteo Renzi da un lato, la signora Fornero dall'altro, da un momento all'altro senza alcun tipo di consenso di mandato elettorale, e hanno eliminato da un lato anni di vita alle persone che da un giorno all'altro si sono trovate costrette a rimandare tutti i propri progetti, e dall'altro hanno costretto le prossime generazioni di cittadini e del popolo italiano ad essere completamente ricattabili sul proprio lavoro e quindi durante la gran parte della propria vita. Sono stati governi che noi potremmo definire eccezionali in qualche modo. Il governo Monti, fatto in un momento in cui non si è voluto, appunto, si veniva citato Giorgio Napolitano, in cui quello che è stato il re d'Italia non ha voluto riconvocare le elezioni, il governo Renzi altrettanto, senza alcun tipo di mandato sulle proprie leggi. Sono stati momenti eccezionali che però con questa riforma elettorale, ma soprattutto costituzionale, vorrebbero far diventare permanenti. Lo stato normale dell'Italia deve diventare, secondo loro, come sul mondo del lavoro, anche nella generalità dell'istituzione della vita democratica del paese, deve diventare il fatto che c'è un popolo che va a votare una volta ogni 5 anni, di fatto dà una delega in bianco all'unico, diciamo, rappresentante del popolo, che diventa solamente il presidente del consiglio, e tra 5 anni, quando si è avuta la possibilità di cambiare praticamente tutto, tutta la gestione dello Stato, perché non c'è più nessun limite, nessun controlimite al potere dell'uomo, nel caso anche della donna, solo al governo, e diventerà la normalità. Di fatto ogni tipo di sovranità popolare, dopo essere stata eliminata nei luoghi di lavoro, verrà eliminata anche nella vita politica di questo paese. Questa è una cosa che non può e non deve succedere. Dobbiamo fare in modo di bloccare e di eliminare, perché eliminare anche riforme come il Jobs Act, come la riforma Fornero, ma anche come tutte le riforme fatte negli ultimi anni, può essere possibile solo se il popolo italiano riprende una sovranità, la possibilità di decidere, che non può succedere. Il popolo italiano deve prendere sovranità in piazza, non questo è proprio ma sicuro, questo è sicuro. Deve protestare, perché se il popolo italiano continua a starsene al calduccio e aspetta che l'altro vada a fare l'individualista davanti e porta avanti tutto il discorso, ha capito male, perché questi signori sono troppo comodi, questi italiani. Troppo comodi. Questo è vero, però è anche vero che in questo momento noi dobbiamo essere in grado di mantenere aperta la possibilità il 5 dicembre, qualora vincesse il no, come tutti noi qui ci auguriamo, la questione sarà tutti quelli presenti qui e quelli in questo momento a casa scendere in piazza e chiedere le dimissioni del governo e chiedere che venga eletto un governo che rispetti questo. Si è preoccupato di andare negli Stati Uniti o di affiancarsi a quelli che hanno sempre governato. A parole facile, però ti volevo chiedere, secondo te adesso nel panorama politico italiano chi c'è che rispecchia questi valori? Possiamo sempre farlo noi. Siamo noi qua. Quindi noi dobbiamo andare a far culo tutte le altre organizzazioni politiche. Quindi dobbiamo fare parte. Purtroppo è così, cioè in questo momento io capisco che il panorama politico sia desolante. Però la questione è che c'è sempre un popolo e dei cittadini che hanno ancora oggi, fino al momento di una porzione completamente autoritaria del paese, la possibilità di decidere. Comunque mi fermo qui perché gli argomenti sono tanti, do anche agli altri la possibilità di poter parlare, ma sicuramente l'auspicio non è fermarsi al 4 dicembre, al no, che sicuramente va fatto e diventa un passaggio, come dicevi tu, non per vincere ma per non perdere,
ma la vera sfida è dal 5 dicembre scendere tutti quelli qui in piazza per farvi mettere il governo Renzi e per comunque pretendere un Parlamento ed un governo, quindi delle nuove elezioni con un Parlamento ed un governo che riescano a fare gli interessi del proprio popolo e non solamente di qualche produttore, di qualche datore di lavoro che ha avuto tutto da guadagnare, ma è l'1% contro il 99%. Grazie. Io voglio farti una domanda. A me? Vedi, tu hai detto una cosa che a me mi è piaciuta molto, è quella che mi piace, che la tua voce è una voce da una donna giovane. È vero, come rispondono gli altri, noi abbiamo una classe politica zero sotto zero, ma quello che a me mi fa in questo momento tirare un po' su è che c'è gente giovane come te che può, senza dire niente, può indicare le strade, perché noi abbiamo una classe politica che sarebbe tutta da mandare in miniera, compresi i sindacati. Mi dispiace doverlo dire, ma qui ci vanno, qui solo il popolo che ha fame, però vedi, anche lì io sono fiducioso, speriamo, perché sai, che gente come te, giovane come te, io non dico tanto, perché non è detto che la classe politica da mandare a casa, poi non ci sia un'altra classe politica. Cambiando un po' di regole possono, io ti dico brava perché sei stata brava e me lo permetto di dirtelo a nome mio personale. E poi niente, la classe politica non esiste, è vero, però c'è sempre speranza che la classe politica ne arrivano altra gente migliore con una mentalità un po' più diversa. Basta, volevo dirtelo perché poi me ne devo andare, non posso farti. Dimentichi che Matteo Renzi è giovane. Ma lascia perdere Matteo Renzi. Claudio, scusi, sono una cosa. Ma è giovane, Matteo Renzi è giovane. Ma senta, ma guardi che lei è un bel educato, proprio. Ricopre un nucleo, un sistema. Matteo Renzi ricopre un nucleo, non è il Matteo Renzi che noi eliminiamo il nucleo. Questo sicuramente è il nucleo proprio, il sistema, ma se il sistema e il nucleo è corrotto, cioè sì. Sta ai cittadini cambiare. Sono d'accordo. Però quando il cittadino italiano è individualista e pensa solo alla sua cadreghina, al figlio che sta in comune, alla sorella della sorella della sorella che arriva su di struttura, non ce la cambiamo più, glielo dico per esperienza. No, ma allora, ce la cambiamo più. Secondo me la questione allora vediamo i dialoghi, se avete fatto delle domande. Bene, una domanda semplicissima era alla Candeloro. Questo comitato Milano Lavoratori Precoci e Lavoro Giovani, da quanto tempo si è costituito? 3 anni. Allora, questo però io non sono di Milano, quindi bisogna chiederlo. Ok, perché è molto interessante, cioè voglio parteciparci. Ok, tutto qua. Quello poi magari lo dirà qualcuno in cui spiega meglio, io ora passo. No, comunque si è stata grazie. 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 Grazie.